Allora, mia nonna mi ha appena chiamato che ha sentito dei rumori nelle camere di sopra, siccome ha paura sto andando io. Sono mesi che non succedeva più niente, aspettate che non so se sto registrando, erano mesi che non succedeva più niente e adesso stanno tornando sti casini, quindi sto andando a vedere che cosa sta succedendo. Speriamo niente di grave. Adesso mia nonna è andata via e vedrò un attimo come fare. C'è la finestra aperta di sopra. La TV accesa, che a quanto pare è una cosa che piace. Tutte le finestre sono aperte e mia nonna sicuramente non le lascerebbe aperte. Non so cos'altro c'è da dire, nel senso. Corrente forse. Pronto? Era mio fratello. La finestra è ancora aperta. Pensavamo fosse finito tutto l'altra volta, invece. Sento tipo dei rumori di sopra, adesso chiudo. Non capisco.
cioè, non sono dei passi, sono. No, vabbè, non si vede, non so se riesco a mettere a fuoco, sì. Si muove il lampadario. O vado in soffitta, o vado in soffitta. Non so neanche se è aperta la porta. È chiusa la porta, non so come. Non so dove sia la chiave, sinceramente. Non riesco ad andare in soffitta dove sento i rumori, non riesco neanche a mettere a fuoco, sinceramente. Boh, io ora ho chiuso tutto. No, qua non ci sto capendo un cazzo. E l'altra volta cercavamo un foulard che io non so neanche se toccarlo. C'è un foulard lì con le scale. Non lo trovavamo più. Non so, non riesco a parlare. Io lo butterei via. Questo è stato il problema. In molti ci avete scritto dicendo appunto se avevamo cose vecchie o comprate in mercatini, sì, questo è l'unica cosa che mia nonna ha comprato tipo a un mercatino della parrocchia ed è iniziato tutto da questo. Adesso lo portiamo via da qua, per favore, non voglio sapere niente. Vi giuro, è inquietante.
questo qua non ci torna più. Buono. Questo fuori di casa. Non aspetterò un minuto di più per buttare questo coso, questo foulard, nel bidone. Non so che cosa dire, sinceramente. Non so cosa dire. È passato un mesetto da quando abbiamo buttato via il famoso foulard e non è successo più niente. Mia nonna ha fatto benedire tutta la casa, come avete suggerito anche voi, e non succede più niente veramente, non si sente più neanche un rumore, non ci sono più spostamenti o porte che sbattono. Siamo molto più sereni, anche mia nonna ringrazia, anche se si vergogna. Volevo ringraziarvi prima di tutto anche per tutti i consigli che ci avete dato. Io e Valentina non siamo assolutamente esperti in queste cose e non sapevamo da dove farci. Oltretutto Valentina ha mega paura, quindi la maggior parte l'ho fatta da sola. E appunto volevamo ringraziarvi tutti quanti a nome mio, di mia nonna specialmente. E abbiamo seguito i vostri consigli e ti dico, è già poco più di un mese che non succede nulla e abbiamo buttato via il foulard, che a quanto pare era quello il problema. Abbiamo fatto benedire la casa e non succede più niente, quindi viviamo tranquilli adesso. Vi ringrazio anche per tutti i messaggi che ci avete scritto, per i commenti, per i suggerimenti, sono stati utilissimi e infatti alla fine abbiamo risolto il tutto in questo modo. Ci avete indicato appunto posti da visitare per vedere se ci sono presenze, che noi non siamo esperti, io mi sono trovato in questa cosa, ho coinvolto anche Valentina perché da un po' seguiamo cose di paranormali e tutto, però non avevamo la pretesa di risolvere niente, anzi noi non siamo neanche riusciti ad arrivare a una risposta chiara. Non so a chi appartenesse quel foulard, non so perché sia successo questo, sinceramente non so spiegarmi molte cose, però il fatto che in un qualche modo abbiamo risolto, anche grazie a voi, ci avete indicato posti da visitare, da case che sembrano infestate a ruderi, anche campi di grano con segni strani, tutti nelle nostre vicinanze, insomma Emilia Romagna o paesini vicini. Sicuramente non sarà l'ultimo video e ci metteremo di buona lena per pubblicare altro. Al momento questa storia è finita, sono felice, siamo tutti felici e al prossimo video. Ciao, grazie a tutti.